ruolo di falsi poeti, profeti stanchi, e santi ipocriti. Nel nome di tutto e di nessuno, ci vomitiamo addosso identità fasulle e fragili. Raccolte chissà dove, nuvole sporche. Allora, per tutti quelli in ascolto, io dico che il 2, sabato prossimo, in realtà noi suoneremo in trio, no? Sì. E ci sarà anche un magnifico violinista che è Francesco Giorgio. Che sentivo giusto la sua mancanza, nella mancanza di arrangiamenti. Di cui ti avvali da tempo. Violinista di cui è arrangiatore, di cui mi avvalgo da tempo, un grande amico. Elemento del trio Radio Marelli. Elemento del trio Radio Marelli, nonché ideatore di tutti gli arrangiamenti del prossimo album che stiamo organizzando. Elemento fondamentale. Esattamente, un grande amico, un grande musicista, e sarà sul palco con noi sabato prossimo al Music Freedom Day. Benissimo, Marco se l'aspetta. Sì. Agenzia Idea di quando. Oh, alzati pure, vieni. Ok, perfetto. Il concerto inizierà. Aspettami, mi metto anche le cuffie. Okay. I concerti inizieranno alle 21 come idea. Quindi. Ovviamente tutto è gratuito, io. Certo, potete entrare gratuitamente, potete venire alle 21 più tardi, più o meno finirà tutto intorno alla mezzanotte, mezzanotte qualcosa. Io la scaletta in questo momento non la voglio subito dire al pubblico, anche perché sarà un po' una sorpresa, avendo più musicisti, vari poeti, non voglio rovinare troppo la cosa. E per il resto non mi sento molto, ma insomma, adesso magari con questo, no, neanche. Comunque, voglio ricordare, il Katia Bertasi si trova in via Fioravanti 22, ok? Sì, sì. Okay, adesso ci sono, sì. Decisamente. Allora, sabato 2 marzo vi aspettiamo al Katia Bertasi in via Fioravanti 22, è, come ha detto prima Luca, molto a fianco all'XM. Sì, molto facilmente identificabile. Sì, identificabile. Tavola rotonda, libertà e censura nel mondo musicale, alle ore 17 appunto, e musica dalle ore 21. Con Faraotti, Andrea e Gianessi e tante altre sorprese. Certamente, siete tutti invitati, vi aspettiamo. Un saluto da Cinzia e anche, secondo me, da Ibrido Radio, ma anche da Boground, che prima la telefonata, uno dei soci, è stata un po' faticosa. Salvatore De Siena, e saluterei anche Boground a questo punto. Sì, chiaramente. Ricordiamo ancora la presenza di, insomma, personaggi di sicura
visibilità a Bologna, come Alberto Masala, come Antonietta la Terza, come Rocco Casino Papia, Massimiliano Martinez, Paolo Bucconi, Adelso Lubini, autore insomma, del Magnus libro sulla storia del rock bolognese, Nicola Bagnoli, Vincenzo Bagnoli, Pier Francesco Pacoda, Salvatore, certo, De Siena, insomma, questi e sono... Salvatore Panu, che, certo, non possiamo non nominarlo. Assolutamente, queste sono tra i partecipanti alla tavola rotonda che parleranno di libertà e censura nel mondo musicale. Alcuni proporranno anche tematiche. Chi volesse anche vedere questa tavola rotonda può vederla, come anche i concerti, e questa è la chicca che mi tenevo alla fine, in streaming video in diretta su www.ibridoradio.com, ibridoradio con l'H, quindi per qualcuno che non si trovasse a Bologna può vederlo lì, se no deve venire al Katia Bertasi. Nuove tecnologie, ma noi invitiamo se possibile a recarsi fisicamente. Ah, ecco, ah, sì. Che della gente verrà in faccia, insomma, è sempre la cosa migliore. Infatti. Benissimo. Bene. Grazie, grazie Cinzia, grazie Andrea, grazie Paolo, a presto. Noi ci ascoltiamo un classicone della Daniele Farotti Band, Che fare, forse il brano più bello mai composto da Daniele. Ecco, mi sono tolto per ascolto, bravissimo. Daniele Farotti Band, e noi vi salutiamo e poi lasciamo lo spazio a Rapsodico. Ok, si sì, sì. Grazie.